Finale del Gran Premio Lotteria edizione 2023 ad Agnano nella giornata festiva del 1° maggio, con 230.000 euro giocati sul campo, 10.000 presenze in ippodromo e il record della corsa 1.09.6 di Vernissage Griff, cavallo del napoletano Gennaro Riccio, in 6 mesi da ottobre a maggio vincitore di 2 lotterie con il guidatore Alessandro Gucciadoro. C'è stata una fase iniziale molto veloce, ho cercato di risparmiare questi primi 200-300 metri. Poi purtroppo non ho trovato una schiena, ho dovuto sobbarcarmela tutta scoperta di fuori, però ha fatto una prestazione mostruosa, ha vinto comunque, un campione. All'ippodromo ad aprire la giornata più importante dell'anno, le istituzioni locali con l'assessore comunale allo sport Emanuela Ferrante, il consiglio direttivo dell'Unione Europea del Trotto ed una massiccia presenza del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste con il ministro Francesco Lollobrigida ed il sottosegretario con delega all'Ippica Patrizio La Pietra, che ad Agnano vogliono ripartire per rilanciare l'Ippica nazionale. L'Ippica non è secondaria e non può vivere di ricordi come è avvenuto per troppo tempo. Lanciata, perché se un settore è in crisi in tutto il pianeta si comprende che è un fatto oggettivo, ma se è crisi solo in Italia allora si può correre ai ripari, bisogna invertire la tendenza, sfruttarne le potenzialità. L'ippodromo di Agnano sicuramente è un'eccellenza e non a caso abbiamo voluto partire di qui per rilanciare anche la comunicazione del MASAF per questo settore. Sul palco i premi speciali al comandante della fanfara dei Carabinieri a cavallo, Fabio Tassinari, a Paolo Scudieri, presidente del Motor Club Casco Azzurro, con il sodalizio sportivo presente in ippodromo con alcuni esemplari di auto d'epoca, e alle famiglie di Luana Dorazio, l'operaia morta sul lavoro, a cui è stata intitolata la prima corsa del pomeriggio sportivo, con un contributo a sostegno della formazione educativa del figlio della vittima, consegnato dall'associazione che riunisce gli allevatori italiani di cavalli al trotto. Soddisfatto il presidente di ippodromi partenopei, Pierluigi D'Angelo. La vittoria però di un cavallo made in Naples è stata un suggello. Abbiamo creato le basi e gettato le basi per una collaborazione sempre più stretta tra i paesi europei, soprattutto con la Francia. Mi sembra che c'è molto per essere soddisfatti al lavoro. Charity del Gran Premio in favore della ricerca scientifica a sostegno dello Sbarro Health Research Organization, grazie alle donazioni degli ospiti presenti in tribuna autorità e ad una donazione straordinaria voluta da Gennaro Riccio, proprietario di Vernissage Griff, vincitore della lotteria.